A favore delle rinnovabili si potrebbero mettere pannelli fotovoltaici, appunto come diceva Beppe, anche pompe di calore, geotermico. Noi abbiamo la possibilità, abbiamo tutti questi tetti a disposizione. Che ci facciamo? Che ci dobbiamo fare con questi tetti? Perché dobbiamo metterli in mezzo ai campi che potrebbero essere coltivati? Tutte queste case, io non vedo, e c'è anche una legge che esiste da tanti anni, non rispettata, non recepita, appunto come dice Beppe Grillo, dalla regione Marche, eppure c'è, tutti quanti i tetti potrebbero essere montati in fotovoltaici, solare termico e tantissime altre cose. Capannoni industriali, noi abbiamo tutte queste possibilità, dove li mettiamo? In mezzo ai campi. Ci stanno togliendo il futuro questi signori e anche i sogni. Siete un po' tanti. Io sono Roberto Scanzani, sono un semplicissimo studente come tanti di voi. Ho solo 18 anni, quindi sono anche molto giovane per questo. Io in quest'ultimo periodo ho sentito moltissima gente dire: tanto non cambia nulla. Questa è la frase più brutta che si possa dire, perché non è così. Ma un secondo, perché vi siete mai chiesti perché la gente dice tanto non cambia nulla? Perché finora non è mai cambiato nulla, perché si eleggono sempre le stesse persone. Adesso qui stasera ci siamo noi e noi siamo il cambiamento. Noi possiamo fare qualcosa di positivo per questa città e magari più là anche per il paese. Quindi perché non provare con qualcosa di nuovo? Questo può cambiare. Sono un estetista e un centro estetico qui a Civitanova e sono 10 anni che sto a Civitanova e soprattutto sono la mamma di Paola e sono scesa in campo perché voglio migliorare Civitanova, perché voglio camminare per Civitanova senza soffocare dall'inquinamento, voglio avere un bel centro storico, quindi ristrutturare il centro di Civitanova, che è il quartiere Marinaro, che è bellissimo, e quindi sono scesa in campo e mi sono messa in gioco. Quindi fatelo anche voi, per favore, e sosteneteci. Grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Fabio Bottiglieri, sono uno dei più giovani, come si può vedere, di tutto il gruppo, vero Beppe? Io sono un consulente finanziario e sono uno di quelli che sta abbastanza sulle palle all'amministrazione attuale, perché sta continuando a chiedere documenti, a chiedere perché il debito continua a crescere, perché negli ultimi 5 anni di amministrazione siamo passati da 55 milioni di debito a 70 milioni di debito solo per il comune di Civitanova. Se poi consideriamo anche l'ATAC, ce ne abbiamo altri 16 di milioni. Quindi siamo oltre 2.000 euro di debito a cittadino civitanovese, cioè anche il bambino piccolino lì c'ha 2.000 euro di debito sulla testa. E allora aspetti che non riti più adesso. La mia intenzione, ovviamente, visto che sono molto giovane, è di essere un po' da papà per tutti gli altri ragazzi e le altre persone che vorranno in qualche modo aiutarci e portare avanti il progetto, perché il progetto è collettivo, comune, e nessuno vuole stare più di quello che è dovuto al servizio della collettività. Andiamo a fare anche altro. Grazie. Buonasera a tutti, sono Pierpaolo, sono laureato in economia e commercio e ho condiviso con i miei amici questa avventura. Vorrei ricordarvi che se stiamo qui lo facciamo per voi, per noi e per la città. La città è nostra, dobbiamo riprendercela. Perché? Perché è il nostro futuro qui, non dobbiamo né andare fuori sia per lavoro, per studiare, questa è la nostra casa, è nostra e dobbiamo, come ogni padre di famiglia, madre di famiglia, tenerci e mantenerla. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Emiliozzi Mirella e sono la candidata sindaco. Grazie. Devo dire che la nostra avventura è iniziata quest'estate e eravamo in 3 o 4 e è stata piuttosto dura perché ci ho sempre creduto, ci credo e ho portato avanti la nostra lotta con tutta me stessa. Questa sera io vedo tutti voi qui e veramente
ci credo, ora ci credo veramente e vorrei che tutti voi ci credeste altrettanto. Guardatevi intorno, siamo veramente tanti, noi siamo tutta Civitanova e loro sono solo qualcuno. Quindi per favore, non mollate, non ripetete più tanto non cambia più niente, tanto non cambia niente. Noi siamo il cambiamento, noi tutti siamo il cambiamento, perché noi qui siamo voi, noi siamo a rappresentare voi, prenderemo voce, prenderemo idee da voi, quindi non ci abbandonate, restate accanto a noi, diventate attivi, unitevi a noi, informatevi, stateci a fianco, noi ce la faremo, io ne sono sicura, siamo tanti, ce la faremo. Adesso c'è la candidata di Porto San Giorgio che è qui con noi, è venuta a salutarvi, a dirvi due cosettine. Sono sei ragazze, signore meravigliose. Quindi... San Giorgesi, sì. Posso dirlo? Se ci sono dei San Giorgesi, state allegri. Uno ce n'è. State allegri perché il movimento Porto di 5 Stelle esiste anche a Porto San Giorgio, si presenta con una lista civica. Noi abbiamo già vinto perché eravamo 3 all'inizio, l'anno scorso eravamo 3, siamo diventati 5, 10, adesso abbiamo una lista da 12, siamo anche di più alle assemblee, c'è tanta gente che ci appoggia. Non siamo ancora in comune, ma da semplici cittadini abbiamo già ottenuto lo streaming dei consigli comunali, l'abbiamo chiesto l'anno scorso e l'abbiamo avuto confermato 2 mesi fa, quindi... Non siamo nessuno, però abbiamo già ottenuto questo, abbiamo già ottenuto il bilancio consuntivo sul web, non c'era, abbiamo già ottenuto diversi contratti che l'amministrazione comunale ha stipulato con le agenzie di servizi e li abbiamo messi sul web, senza essere dentro l'amministrazione comunale. Pensate cosa possiamo fare dopo. Allora, state contenti perché ci siamo, faremo il fiato sul collo, saremo il fiato sul collo per tutti gli amministratori che non si comportano bene.